Abbiamo inserito questa scuola in un'area di espansione a Paganica. Sostanzialmente abbiamo smembrato un volume puro e smembrando questo volume abbiamo tirato fuori, rispetto a un nucleo centrale, dei rami, delle braccia dove abbiamo posizionato le aule. Questa scuola ha tre sezioni di 5 aule e un corpo centrale che è diventata la piazza della scuola. Abbiamo garantito il massimo rapporto con il verde che entra dentro le aule e diventa anche didattico. L'Aquila è una città policentrica con moltissime frazioni, la più popolosa delle quali si chiama Paganica, che è un luogo duramente colpito dal terremoto del 2009. Grazie ai fondi ottenuti con il bando del PNRR riusciremo a dotare quel territorio di un istituto comprensivo. Tra l'altro si tratta di un intervento con consumo di suolo quasi azzerato, perché sorgerà su un sito in cui demoliremo un volume precedentemente presente e non utilizzato. Quindi faremo un'opera anche di rigenerazione urbana e non soltanto un'opera di edilizia scolastica. Ci aspettiamo una scuola moderna, innovativa anche sotto il profilo dell'efficienza energetica, sicure ovviamente sotto il profilo sismico e moderne anche nella concezione degli spazi della didattica. Attualmente i bambini si trovano in due strutture, la vecchia scuola primaria e un MUSP, quindi una struttura realizzata dopo la prima fase dell'emergenza post-sisma. Qui ci sono state generazioni di bambini, perché dal 2009, che hanno frequentato scuole container. Come vedete alle mie spalle c'è un MUSP, cioè un modulo ad uso scolastico provvisorio, mentre adesso c'è un progetto definito, un'area totalmente nuova dove sorgeranno tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alla secondaria di primo grado, costruzione moderna basata con principi di sostenibilità, quindi quanto mai attesa la realizzazione di questo nuovo polo scolastico. I bambini, le famiglie, la comunità lo aspettano, ma anche le docenti, il personale scolastico. Questa nuova scuola la immagino con l'erba fuori per terra, perché così non ci possiamo fare male se cadiamo. Un'aula di scienze, di geografia, di geometria ed altre cose. Nel progetto della nuova scuola avremo degli spazi polifunzionali, avremo un giardino all'esterno, una palestra grande, quindi questo ci consentirà di migliorare sicuramente la nostra attività didattica. Ho visto il progetto, una cosa in particolare che mi è piaciuta sono gli spazi comuni dove i bambini potranno interagire tra di loro. La farei diventare più grande, più spaziosa, con una palestra vera e un giardino fuori. Noi aspettiamo un grande polo scolastico, soprattutto adibito anche, ecco, per manifestazioni anche esterne alla scuola stessa. La nuova scuola sarà sicuramente bellissima, meravigliosa, avrà tutto quello che ci servirà, avrà la palestra, avrà le mense, quindi questo sicuramente faciliterà il compito di noi insegnanti, ma soprattutto per i bambini dare l'opportunità di vivere una scuola vera.